Il noi... titolo? Eh beh, dillo tu, lo il titolo, dico io. Nulla di nuovo sul fronte del Parco di Velio, non sul fronte orientale. Non ci stupisce assolutamente, anzi di male in peggio. E allora oggi vi vogliamo raccontare questa specie di parabola, e cioè che essendo io abitante all'interno del Parco di Velio... E c'è chi parla male dei gesuiti. Nel corso degli anni ho avuto a che fare con tutte le problematiche all'interno del Parco di Velio, che bisogna sempre allora, ricordare. Diciamo, che cos'è il Parco di Velio? È stato istituito dalla, fra le altre, gli altri 9 componenti, dalla 20ª circoscrizione di Roma, che è la più alta partecipazione quantità di territorio, come quantità di territorio, e in cui era uno dei consiglieri all'epoca della istituzione anche il caro Giorgio, come consigliere. E in quell'epoca furono stabiliti una serie di tracce derivanti dalla 152 del 97, se mi ricordo bene, che diceva, dava tutta una serie di direttive e fra le altre cose, insomma, la tutela dell'ambiente, della fauna, della flora, no, eccetera. Precisiamolo meglio. Allora, sono due cose che vanno precisate. La prima è che gli enti parco regionali sottostanno a una normativa nazionale. La 152. La normativa nazionale prevede che nei consigli di amministrazione di questi parchi ci siano gli esponenti in rappresentanza dei singoli comuni che insistono sui parchi. Esattamente. Questo già fanno ci parte dice, del consiglio, del direttivo. Questo già ci dice, certo, quanto in realtà siano interessati, coinvolti, i comuni, coinvolti, è vero, nella difesa dell'ambiente, che ovviamente non è difeso per niente, perché l'interesse dei comuni è quello di far costruire, la prima cosa. Assolutamente. Allora, che cosa succede? Ecco, la seconda cosa è che l'istituzione del Parco di Velio è avvenuta dopo una lunghissima battaglia, nata da una proposta geniale che era quella di far convivere e salvaguardare la collaborazione e la coabitazione tra l'ambiente umano e l'ambiente naturale, inteso ambiente naturale come vegetale e animale. Di cui è stato l'autore principalmente l'architetto Bosi. No, non è stato proprio così. Non diciamo queste cose. Okay. Diciamo che allora, il Bosi è stato uno dei più acerrimi difensori di questa proposta. Diciamo inoltre che è stato per un certo periodo anche presidente comitato del comitato promotore del Parco. Esattamente. A tutt'oggi è ancora una persona molto, ma molto diciamo, combattiva in questa ottica. Però ricordiamo come prima che l'idea del Parco di Velio era nata con l'idea di far convivere questi elementi fondamentali assieme all'aspetto fondamentale del Parco di Velio come urbanistica che era sociale. Che erano i reperti archeologici, certo. Parco nazionale, esistere il parco archeologico con la fauna, la flora e anche l'insediamento umano, l'antropizzazione, esattamente. Questo primo parco a livello nazionale in cui si tendeva a far salvaguardare assieme agli altri aspetti anche l'aspetto archeologico. Esattamente. Allora, diciamo che bisogna fare quindi un briciolo di cronistoria per dare una dimensione al fatto che vogliamo denunciare oggi. E cioè, nell'ultima tornata della sanatoria edilizia che c'è stata, quella che è scaduta il 5 gennaio del 2005, in relazione al comune di... In relazione al territorio nazionale, ma per quanto ci riguarda nel territorio di Formello, che è uno dei 9 componenti, abbiamo detto prima, comuni su cui insiste il Parco di Velio, il cui territorio è compreso per 15.000 ettari di terreno tra quindi,
la Flaminia e la Cassia, esattamente, e con quindi, partenza e da Piazzale Pontemiglio, il secondo come estensione dopo Roma, quindi molto importante. In quell'occasione, parlando con tecnici del comune, venni a sapere da dati certi e da persone certe che a data del 5 gennaio del 2005 erano state presentate 2.405 domande di cioè autodenunce di costruzione abusiva e richiesta di concessione in sanatoria, cosa che ovviamente, stante i precedenti che abbiamo detto, legislativi, è del tutto improponibile e impossibile da provare, tant'è che ancora quei 2.405 casi non possono essere evasi, non possono essere, diciamo, asseverati. Per una precisa normativa. Esatto, per tutta una serie di normative è inutile stare a dire. Allora, che succede? Succede che il Parco di Veio, nel corso dei decenni poi, ad un certo punto, essendo impossibile, diventata impossibile la gestione per vari motivi che non entriamo nel dettaglio e magari avremo modo di esprimere meglio in un'altra occasione, però non è poi stato possibile portare a compimento la realizzazione completa di questo parco, perché non era stato possibile e tuttora non è ancora possibile mettere in attuazione gli atti di completamento, piano di assetto e completamento. Che cosa è questo piano di assetto e completamento? Sono i piani particolareggiati di assetto del territorio in base a delle differenti valenze di tutela dei vari settori, cioè non si può inibire tutto dappertutto e per tutti, ma va graduata e commisurata alla entità e particolarità del territorio la dimensione di restrizione della libertà individuale e quindi la possibilità di utilizzo delle aree e la qualità dell'utilizzo delle aree. Allora, che cosa succede? Che siccome questo non è stato possibile, sono passati 16 anni dalla data di istituzione, siamo ancora a Caramico, è stato nominato finalmente un direttore. Di che cosa? Direttore del Parco di Veio. Presidente del Parco di Veio. Il direttore già c'era, ovviamente, e il presidente del Parco di Veio. Il quale presidente dell'ente. Dell'ente Parco di Veio. Il quale presidente, giustamente, preso atto della impossibilità gestionale ordinaria del procedimento di adeguamento e di entrata in funzione operativa effettiva nell'ente parco, che cosa ha pensato bene di fare? Ha pensato bene, anche politicamente a livello più alto di lui, si è pensato bene di nominare un commissario ad acta. Allora, un passo indietro. Il comune di Formello, in quell'occasione, dei 2.405 autodenunce di costruzioni abusive dentro il parco di Veio, avrebbe dovuto d'ufficio procedere all'abbattimento di queste opere abusive. Va detto che non erano opere abusive muretti, ma erano ville, ma non ville qualunque, ma ville stra mega galattiche del valore di parecchie centinaia di migliaia di euro, per non dire anche vari milioni di euro. Quindi non un abusivismo di necessità, ma un abusivismo di speculazione. In quest'ambito va sempre ricordato che questi parchi nascono sì da esigenze ambientali. Bravissimo. Di alcuni ambientalisti, bravissimo, ma vengono sviluppate per valorizzare, bravissimo, i terreni che vengono venduti. Il discorso della rarità numismatica che sviluppavamo stamattina. Ma esattamente. Non entriamo nel dettaglio. La rarità crea la ricchezza, crea la valorizzazione di quello che c'è di raro. Allora, in questo contesto, quindi, il comune di Formello, con 2.405 casi di ville abusive, non ha fatto una sola demolizione che sia una, anzi no, una, ne ha fatta una ad un povero disgraziato. Sempre chi non si può difendere. Un povero disgraziato, anche poverino, un po' carente di mente, vabbè. Però, insomma, a maggior ragione. Al quale il sindaco stesso aveva promesso in separata sede, a umma umma, come si dice a Napoli,
di risolvere il suo problema residenziale e familiare. Infatti gli hanno buttato giù casa, sì. A posto. A posto così. Allora, che cosa, dunque, chi era questo sindaco di Formello all'epoca? Il sindaco che, guarda caso, mi ha denunciato per diffamazione. E si tratta del geometra, oddio, un momento d'amnesia. Bene, non te lo ricordare, è la stessa cosa. No, vabbè, mi ricorderò al momento. Un geometra. Sì, un geometra. Un geometra quidam. Un certo quidam. Geometra. Un certo geometra. Giacomo Sandri, ecco, mi sono ricordato. Il quale Giacomo Sandri, su queste mie enunciazioni, mi ha denunciato per diffamazione, come spero che mi denunci anche adesso, ovviamente. Soprattutto adesso. Perché siamo già in causa, siamo alla seconda udienza. La prima udienza non si è presentato ed è venuto il suo avvocato soltanto. In seconda udienza non si è presentato manco il suo avvocato, mentre noi eravamo presenti. E in terza udienza il giudice ha pensato bene di convocarlo coattamente, per cui se non ci viene con i mezzi suoi lo mandiamo a prendere dai carabinieri. Allora, il quale signor Giacomo Sandri non ha fatto una sola dimostrazione, sia una, se non quella del povero guitto che abbiamo detto prima. Allora, fatto. Ma la stessa cosa successe a Roma Nord, in un'area dove praticamente avevano costruito, soprattutto dalle parti del carcere minorile, avevano costruito quella strada, Casal del Marmo, avevano costruito una marea di case abusive. A un bel momento il sindaco Rutelli ha incominciato a demolire del più poveraccio, no, di tutti era quello che era stato in carcere, sì, mentre era in carcere gli hanno buttato giù la casa, perché però adesso lo dico per la cronaca, sì. Se l'è ricostruita e ci abita, giustamente l'ha pagato il doppio, vabbè, ma comunque sia. Allora, per tornare indietro, quindi il signor Giacomo Sandri che cosa ha fatto? Avendo un obbligo di legge, essendo lui il curatore del territorio, il responsabile del territorio, aveva l'obbligo della demolizione intanto, no? Non avendola fatta in omissione di atti d'ufficio, certo, no? Il quale pensa, se ne guarda bene dal demolire, perché se no politicamente poi l'elettorato va da un'altra parte. E allora, siccome è stato talmente bravo per la legge, chi è che viene nominato come commissario ad acta per la tutela del parco di Veio, di dell'ambiente dentro, soprattutto per il territorio di Formello, 2.405 case abusive? Niente poco di meno che il nostro eroe, esattamente, il signor geometra Giacomo Sandri, un geometra quidam, un certo geometra. Dopodiché questo è tutto dire, quindi che cosa vogliamo fare? Niente. Cioè, che cosa possiamo dire? Che cosa possiamo interpellare? Dobbiamo dire chi viva dobbiamo la geometria. Andare a impietosire, raccomandare, pregare. Non ci perdoni il grande Euclide. No, ci perdoni il sante e sacro Dio Priapo. Santissimo Dio Priapo, perché solo lui ci può salvare. Finora sì. Allora, vabbè, voglio dire soltanto che c'è un paese sulle Alpi, credo nell'Alto Atesino, dove fanno la festa il 29 agosto del grande Dio Priapo. Alla miseria, 29 agosto? Sì. E cosa fanno vedere? Portano in processione i falli giganti, alti come i ceri di Santa Rosa. Hai capito, e tanto anche quelli sono falli. Sì, sì, è chiaro. In onore sempre di Santa Rosa. Sempre Santa Rosa. Santa Rosa. Va bene, saluti. Allora ci saluti ancora Priapo e speriamo che Priapo abbia un incontro con Santa Rosa. No, un incontro col geometra. Ah sì, col geometra. Sì. Ciao. Ci saluti.